Buonasera, l'ex sindaco di Bordighera e i suoi assessori, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di 2 anni fa per sospette infiltrazioni mafiose, non sono più candidabili. La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale di Sanremo, serviranno invece altri 20 giorni per sapere la decisione sull'ex primo cittadino di Ventimiglia, Gaetano Scullino, in particolare in un servizio. L'ex sindaco di Bordighera, Giovanni Bosio, come gli esponenti della sua amministrazione, non sono incandidabili e potranno continuare a fare politica quando lo vorranno. Lo ha stabilito il Tribunale di Sanremo, che oggi ha emesso la sua sentenza. Il caso era nato dopo lo scioglimento del comune di Bordighera per sospette infiltrazioni mafiose. Ne era nata quindi una battaglia legale sia contro lo scioglimento sia sullo status che avrebbe accompagnato alcuni degli amministratori. Ora il Palazzo di Giustizia si è così espresso. Il procedimento relativo all'incandidabilità riguardava, oltre all'ex primo cittadino, anche gli ex assessori Marco Sferrazza, Ugo Ingenito e Rocco Fonti. Finché c'è vita c'è politica, ha commentato a caldo Giovanni Bosio. Per adesso però vorrei prendermi un periodo di riposo, poi vedremo. Chi invece non ha intenzione di ricandidarsi è Marco Sferrazza, che comunque ha espresso grandi parole di soddisfazione per questa sentenza che considera una riabilitazione. Nella stessa situazione si trova il comune di Ventimiglia con l'ex sindaco Gaetano Scullino e il suo vice Vincenzo Moio, che stanno combattendo anche loro contro l'incandidabilità. Su Ventimiglia però servirà ancora tempo per sapere la decisione del tribunale, che oggi si è preso altri 20 giorni per il deposito delle memorie difensive. E mentre la situazione politica nazionale è sempre più incerta, gli italiani sono sempre meno felici. Al centro dei problemi c'è il peggioramento delle condizioni economiche e sociali. A fotografare il disagio degli italiani è il primo rapporto BES, ovvero Benessere Equo e Sostenibile, elaborato dall'Istat insieme al Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, i servizi di ADN Kronos. Italiani sempre meno felici, alle prese con un peggioramento delle condizioni economiche e sociali, pur con qualche segnale positivo in materia di ambiente. A fotografare il disagio è il primo rapporto BES, ovvero Benessere Equo e Sostenibile, elaborato dall'Istat insieme al Consiglio Nazionale Economia e Lavoro. L'obiettivo è di misurare il benessere nazionale andando oltre il PIL. Noi spesso ci concentriamo sulle variabili economiche, io stesso sono un economista, però se avessimo per esempio che tutte le proposte di legge future abbiano anche una valutazione di impatto su altre dimensioni del benessere delle persone, non solo sulle variabili di finanza pubblica, ecco, il dibattito sarebbe molto più ricco. Nel campo della salute, ad esempio, il rapporto evidenzia che si vive sempre più a lungo, ma sono forti le disuguaglianze sociali. In generale la situazione della salute migliora, abbiamo però dei comportamenti a rischio, l'obesità, l'uso eccessivo di alcolici, la sedentarietà e così via. Ecco, questi sono tutti indicatori che ci dicono, attenzione, ci sono dei campanelli d'allarme, se non cambiamo in futuro avremo un peggioramento delle condizioni di vita. Guardando gli altri indicatori, vi è un lento miglioramento dell'istruzione e della formazione, ma siamo in ritardo rispetto all'Europa. Crescono deprivazioni e povertà e ammortizzatori sociali e famiglia riescono solo a tamponare la crisi, che pesa anche al di fuori dello stretto ambito economico. E basta la fiducia negli altri e nella politica. Scende nettamente nell'ultimo anno la soddisfazione complessiva per le proprie condizioni di vita e la ricchezza culturale del paese non è sufficientemente tutelata. Nuovi interventi al porto di Imperia. Questa mattina, infatti, sono stati rimossi materiali speciali e pericolosi, come oli esausti e batterie, presenti in un'area che ad ottobre era stata posta sotto sequestro. La zona è stata così completamente risanata. Vediamo. Si sono svolti questa mattina, su autorizzazione della Procura della Repubblica, i lavori di pulizia e sgombero dell'area in prossimità dell'ingresso del porto di Imperia, dove era stato depositato materiale speciale e pericoloso. Presenti numerosi fustini contenenti oli esausti, batterie scariche, filtri di olio e di aria, oltre ad imballaggi con residui di sostanze pericolose. L'area in questione era stata posta sotto sequestro lo scorso 18 ottobre.
Espletate le formalità burocratiche, sono così entrati in azione gli addetti di una ditta specializzata che si sono occupati della rimozione e del trasferimento di tutto il materiale speciale. Successivamente questo sarà in parte recuperato ed in parte smaltito secondo le normative vigenti e le prescrizioni di legge in materia ambientale. Nell'area era stato depositato anche materiale di cantiere ed alcune palme avanzate dopo la realizzazione delle zone verdi, che quindi erano caduti sotto il sequestro. Dopo la definitiva rimozione di tutti i rifiuti, il personale della Porto d'Imperi S.p.A. ha effettuato la pulizia della pavimentazione per un completo risanamento dell'area in modo da poterne ottenere il dissequestro. Le operazioni si dovevano concludere entro 7 giorni, ma in realtà si sono già esaurite in giornata. Si è quindi chiuso positivamente un altro dei capitoli che, insieme all'autorimessa, oggetto di intervento proprio in questi giorni, in passato è stato portato ad esempio come problematica del Porto d'Imperia. Tutto questo testimonia l'impegno della società nel risolvere in tempi rapidi tali situazioni. I lavoratori dell'Eco Imperia e della Imeri questa mattina sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori del comparto ambiente nel comune di San Bartolomeo al Mare e per il mancato confronto con la ditta Tradeco Spa, che si è aggiudicata l'appalto della raccolta dei rifiuti in 35 comuni della provincia di Imperia. Ad oggi infatti i nuovi appaltatori, che hanno recentemente firmato il contratto in comune alla presenza del commissario straordinario Sabatino Marchione e del dirigente del settore ecologia Giuseppe Enrico, non hanno dato alcuna garanzia sul completo assorbimento dei lavoratori. Il corteo partito da Piazza Bianchi si è snodato per le vie cittadine fino a Piazza della Vittoria. I rappresentanti sindacali si sono poi recati in questura per definire le modalità del sit-in previsto per sabato 16 marzo in concomitanza con la Milano-Sanremo. E sempre questa mattina nella sala consiliare del comune di Albenga si è svolto un incontro tra amministrazione comunale, rappresentanti sindacali e dipendenti della società Eco Albenga Spa, avente come oggetto il cambio di società incaricata della gestione del servizio di raccolta rifiuti. Un'occasione per ascoltare le perplessità e le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali, nonché di fornire ampie garanzie da parte dell'amministrazione comunale riguardo a come avverrà il passaggio dalla ditta Eco Albenga alla società Tecnoservice, che si è concretizzata non appena saranno compiuti tutti i passaggi e i procedimenti del caso. L'amministrazione ha ascoltato con attenzione le preoccupazioni relative al vincolo territoriale dei dipendenti, con l'impegno a farsi promotori di un documento in cui si chiederà alla nuova ditta di mantenere il vincolo territoriale, peraltro già presente nel contratto, nell'accordo con le parti sindacali, al fine di evitare che i dipendenti albenganesi vengano trasferiti in sedi lontane. E ci spostiamo ora a Pieve di Teco, dove è giunto un importante finanziamento che permetterà la messa in sicurezza e le verifiche sismiche a Palazzo Gabrielli. Ce ne ha parlato il sindaco del comune della Vallaroscia, Alessandro Alessandri. Signor sindaco, buone notizie per Pieve di Teco, infatti è arrivato un finanziamento importante. Di cosa si tratta? Sì, è arrivato un finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture per 140.000 euro per poter mettere in sicurezza l'Istituto Gabrielli, cioè l'edificio, fare le doverose verifiche sismiche e i lavori necessari per la regolare tenuta statica dell'edificio. Tutto questo quando? Questo è arrivato ora, nel senso questi ultimi giorni. È un decreto approvato nell'agosto scorso che ha avuto il via libera dalla Corte dei Conti solo recentemente. È già stato comunicato la settimana scorsa che noi ci siamo già messi in moto per riuscire a fare subito le progettazioni necessarie e le verifiche, perché qui a noi questo finanziamento risolve un problema molto grande, che è quello della verifica proprio sismica dell'edificio. Ovviamente è una pratica molto costosa, perché l'edificio è molto grande, è un edificio in muratura e bisogna fare tutta una serie di verifiche tecniche con dei macchinari, e quindi anche costose. E quindi ci consentirà di fare queste verifiche, di assolvere a quelle che sono le direttive della legge e poi di fare anche alcuni lavori, se necessari e dove necessari,
per riuscire a per avere la sicurezza della tenuta sismica in caso di calamità, che speriamo non vengano, però insomma la legge, e quindi è una buona notizia in questo momento di difficoltà e di difficoltà proprio a reperire i finanziamenti, aver ottenuto questo finanziamento. Ricordiamo l'utilizzo dell'edificio. L'edificio è l'edificio Gabrielli ed è utilizzato per la scuola materna, cioè primaria, come si dice adesso, di primo grado, secondo grado e la scuola media. Devo solo fare il ringraziamento particolare al senatore Boscetto, che è quello che si è occupato proprio di segnalarci al Ministero per avere questo finanziamento, quindi a cui va la mia gratitudine personale. In un momento di crisi come questo è importante per i comuni dell'entroterra, per i comuni non di primissima fascia, avere questi finanziamenti. Noi guardi, questo patto di stabilità ci sta distruggendo, ci impedisce di spendere i nostri soldi, i soldi dei nostri cittadini. Oggi poter contare su un aiuto dello Stato diventa una cosa imprescindibile, soprattutto di fronte a tutti questi servizi che noi eroghiamo, che prima ci aiutavano la Regione e lo Stato e adesso dobbiamo finanziare in proprio. Quindi parlo di una parte dei servizi sociali, il servizio di trasporto alunni, che sono quasi tutti totalmente a carico dei comuni. Quindi un po' di respiro per una cosa importante, per noi fondamentale come le scuole, è stata proprio una boccata d'ossigeno. Per la cronaca, si sono svolti oggi i funerali nella chiesa dei Corallini di Cervo dell'ex sindaco Vittorio Desilioli. Intanto questa mattina tantissime persone si sono recate alla Camera Ardente allestita nella sala consiliare del Comune. Vediamo. Ciao Vittorio, ci mancherai, hai fatto tanto per noi. E questo è il messaggio contenuto nei disegni realizzati dai bambini di Cervo ed esposti nella Camera Ardente allestita in comune per il consigliere provinciale ed ex sindaco Vittorio Desilioli, scomparso domenica a seguito di un male incurabile. Intanto sono state tantissime le manifestazioni di stima che in questi giorni sono state espresse per le doti amministrative di Desilioli, conosciuto per uno stile anche pungente ed incisivo, ma sempre garbato e mai sopra le righe. Era un grande uomo politico, buono e solare, ha detto il presidente della provincia d'Imperia Luigi Sappa. Badava alla concretezza ed agiva sempre con pacatezza, cercando di comporre i contrasti tra le parti. Era un uomo intellettualmente libero che dalla politica ha ricevuto meno di quello che ha dato, ha aggiunto il consigliere regionale Massimo Donzella. Un particolare attaccamento al territorio e alla cultura locale, riconosciuto anche con l'incarico che aveva ricevuto di coordinatore regionale dei borghi più belli d'Italia. In molti però hanno anche voluto ricordare il suo lato umano, con la simpatia caratterizzata da un sorriso contagioso e la sua spiccata ironia. Voglio ricordarti con quell'ironia e quel sorriso che portavi sempre con te, ha infatti scritto il vice sindaco di Cipressa Filippo Guasco in una lettera dedicata al collega e soprattutto all'amico Vittorio. Ma queste sono solo alcune delle numerose testimonianze giunte in questi giorni, tutte accomunate da un sincero sentimento di affetto verso Desilioli, che evidentemente ha lasciato un segno in chi ha avuto l'occasione di conoscerlo. È stato posto oggi sotto sequestro l'autolavaggio di zona Barchetto ad Imperia. L'ipotesi di reato sarebbe inquinamento ambientale. Secondo il pubblico ministero Lorenzo Fornaci, che ha disposto il provvedimento, i titolari scaricavano sostanze inquinanti nel torrente Impero. L'indagine è stata condotta dalla sottosezione della Polizia Stradale di Imperia. Non è la prima volta che l'autorimessa finisce nel mirino degli inquirenti. Nel 2010, infatti, Polizia e Vigili del Fuoco erano intervenuti per una fuoriuscita di liquami. Gli agenti del commissariato di Sanremo hanno arrestato un algerino di 23 anni che deve scontare una condanna definitiva a 15 mesi di carcere per aver compiuto una serie di scippi e furti con destrezza in città, spesso all'interno di ristoranti e bar. Lo straniero, che era solito fornire il nome di un famoso cantante del suo paese, per sfuggire alla pena aveva fatto perdere le proprie tracce da tempo. Ad incastrarlo sono state alcune immagini registrate in un fast food del centro, dove gli agenti lo hanno riconosciuto. Dopo le successive indagini è stato rintracciato in un appartamento della Pigna.
Dopo essersi ubriacato, ha rifiutato di pagare il conto, minacciando anche il titolare del locale dove si era intrattenuto. È accaduto a Ventimiglia, sulla passeggiata Trento e Trieste. Protagonista un cittadino polacco di 55 anni, residente in frazione Trucco, che si è poi rivolto contro gli agenti del commissariato intervenuti sul posto. Per fermare l'uomo, alto 1,90 m per 120 kg di peso, è dovuto intervenire a supporto anche una pattuglia della polizia di frontiera. Lo straniero, che con calci e pugni è anche danneggiato all'interno dell'autovettura della volante, è stato arrestato con l'accusa di violenza, resistenza e oltraggio e danneggiamento. I carabinieri di Ventimiglia sono invece dovuti intervenire in forza all'interno di un'abitazione della frazione di Roverino, dove un cittadino del Ghana di 32 anni, in preda ad un forte stato di agitazione, stava minacciando i presenti. Lo straniero, che lavorava come badante, ha improvvisamente aggredito il figlio dell'anziano che stava assistendo, pronunciando frasi senza senso, in evidente stato confusionale. Giunti sul posto, i militari si è scagliato anche contro di loro, ferendone due. Dopo essere stato immobilizzato, è stato arrestato per resistenza e lesioni personali e successivamente ricoverato presso l'ospedale civile di Bordighera, dove è tuttora piantonato. È stato il furto di alcuni generi alimentari a smascherare un 45enne di Bari, ricercato da 8 mesi dall'autorità giudiziaria di Bologna per una pena che deve ancora scontare. L'uomo Filippo Tegola è stato infatti arrestato dopo che aveva commesso un furto in un appartamento di Ventimiglia. Gli agenti del commissariato, chiamati dal personale interno, sono intervenuti fermando l'uomo. Dai successivi accertamenti è emersa la sua posizione di ricercato. E a causa di una frana caduta ieri, poco prima del tunnel di Tenda, è stata sospesa la circolazione sulla statale 20 che collega Ventimiglia con la provincia di Cuneo. Gli unici modi per raggiungere il Basso Piemonte attualmente sono quindi l'autostrada Savona-Torino e la statale 28 del Colle di Nava. La frana potrebbe essere stata provocata dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Al momento non è stata ancora comunicata la data della possibile riapertura del Colle di Tenda. Ne facciamo una breve pausa, ma ci sentiamo subito dopo. Giovedì prossimo ricorre la giornata mondiale del rene, dedicata alla prevenzione delle malattie renali, con iniziative di sensibilizzazione e di informazione promosse dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana Rene in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l'International Society of Nephrology. Come ogni anno, anche l'ASL numero 1 in Imperiese aderisce a questa giornata con medici ed infermieri delle strutture di nefrologia e dialisi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, e saranno a disposizione della popolazione per informazioni, consulenze e test gratuiti. Lo scopo della giornata è quello di promuovere indagini precoci e visite mediche per valutare il rischio dei pazienti di sviluppare malattie renali, per poter fornire indicazioni che permettano di arrestare il danno e prevenire la progressione della malattia. Il personale sanitario sarà presente ad Imperia in zona Spianata dalle 10 alle 17, a Sanremo presso l'atrio dell'ospedale dalle 8 alle 14, a Ventimiglia in Corso della Repubblica dalle 8 alle 13. Cambiamo argomento. Successo a Sanremo per la mostra fotografica dedicata al Festival della Canzone Italiana. Negli ex magazzini ferroviari lungomare Italo Calvino sono stati esposti gli scatti di Fulvio Bruno relativi all'ultima kermesse canora. Di servizio. Sono moltissimi i visitatori che alla presenza del vice sindaco Claudio Alogli e degli assessori Antonio Fera e Gianni Berrino, oltre che illustri personalità del mondo della cultura, hanno voluto essere presenti all'inaugurazione di Sanremo Photo Festival 2013. La mostra fotografica aperta al pubblico presso i locali espositivi degli ex magazzini ferroviari sul lungomare Italo Calvino a Sanremo, per apprezzare oltre 150 scatti del fotografo Fulvio Bruno. Protagonisti, conduttori, gli artisti e gli ospiti presenti durante l'elettrizzante kermesse di quest'anno. Una foto più bella dell'altra, anche se pare che a suscitare maggiore emozione sia quella che immortala l'esibizione sul palco dell'Ariston della rigorosa armata russa.
Già apprezzatissimo poi il libro 2013 Sanremo, racconto fotografico della 63esima edizione del Festival della Canzone Italiana e primo volume del progetto editoriale del fotografo professionista sanremese e della giornalista e scrittrice della Città dei Fiori Silva Boss per la cura dei testi. La mostra è visitabile tutti i giorni sino al 20 marzo 2013 nello spazio espositivo degli ex magazzini ferroviari dalle ore 10 alle ore 18, ingresso libero. L'assessore allo sport del Comune di Sanremo Gianni Berrino ha fatto sapere che domani inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della pista di atletica Pian di Poma. Le operazioni di transennamento permetteranno di utilizzare la pista e l'ingresso ad una parte degli spogliatoi in modo da poter disputare i tradizionali giochi della gioventù in programma nella prima settimana del mese di aprile. Bene, ora ci occupiamo dell'autostrada dei Fiori con i cantieri in corso questa settimana e del quadro meteo. Questi cantieri che nella settimana da lunedì 11 a domenica 17 marzo in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 di competenza dell'Autofiori da Savona al confine di Stato. In direzione Francia, carreggiata nord fra Savona e Spatorno, riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per posa cavi nel viadotto Celesia da lunedì 11 a venerdì 15. Fra Imperia Est e Imperia Ovest, scambio di carreggiata per adeguamento antisismico viadotto Impero, da lunedì 11 a domenica 17 anche notturno. Tra Imperia Ovest e Arno di Taggia, riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per adeguamento barriere di sicurezza e installazione bypass, da lunedì 11 a domenica 17 anche notturno e carreggiata a doppio senso causa lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì 11 a mercoledì 13 anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, fra Arma di Taggia e Imperia Ovest, scambio di carreggiata per rifacimento pavimentazione drenante e foro assorbente, da lunedì 11 a mercoledì 13 anche notturno, e riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per adeguamento barriere di sicurezza e installazione bypass, da lunedì 11 a domenica 17 anche notturno. Tra Imperia Ovest e Imperia Est, carreggiata a doppio senso, causa lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì 11 a domenica 17 anche notturno. Tra Feglino e Spotorno, riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia per rifacimento giunti viadotto Cardavia, da lunedì 11 a venerdì 15, anche notturno. C'è poi una segnalazione di attenzione presso la barriera di Ventimiglia in entrambe le direzioni, sono in opera i cantieri relativi al rinnovo del piazzale e si invitano quindi gli utenti a prestare la massima attenzione durante il transito. Con il quadro meteo la situazione di oggi, la temperatura minima è registrata 8 gradi, 15 gradi la massima, 13 del mare. Umidità 82%, vento di direzione variabile fra 4 e 10 km orari. Cielo parzialmente nuvoloso, mare poco mosso, pressione 998 ectopascal stazionaria. Le previsioni per domani e la tendenza per i prossimi giorni, domani molto nuvoloso coperto con probabili precipitazioni temporalesche nelle ore centrali della giornata. I venti da deboli variabili a moderati settentrionali, mare poco mosso o localmente mosso, le temperature senza variazioni di rilievo. Per giovedì lo spostamento dei minimi da prima verso il basso Tirreno ed in seguito verso est, congiuntamente alla formazione di un anticiclone sull'Atlantico, richiameranno flussi settentrionali. Sarà variabile con vento forte e calo delle temperature di 2 o 3 gradi nei giorni successivi. Domani è mercoledì 13 marzo, il sole sorge alle 6.43, tramonta alle 18.31, la luna in fase crescente, leva alle 7.10, cala alle 20.37. Con il meteo come sempre chiudiamo anche il nostro giornale dandovi appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per l'ascolto, buona serata.